è stato quello legato al mercato europeo delle telecomunicazioni, all'agenda digitale, insomma, e a tutti i servizi legati alle nuove tecnologie. Su questo, come sapete, si basa lo sviluppo del futuro, ma è un futuro ormai immediato. Insomma, l'Italia, tanto per cambiare, anche su questo è in grave ritardo. Cercheremo di capire, insomma, tanto per dire l'importanza, Letta dice l'agenda digitale è la riforma dello Stato. Allora, cercheremo di capire di che cosa si tratta, quali sono, che cosa c'è in gioco, ce lo spiegherà una persona che da 25 anni si segue e analizza questo settore, François de Brabant, presidente di Betwin. Però la prima cosa che le chiedo è, insomma, l'Europa in questi giorni si è scoperta, no, nuda di fronte a rischi, intercettazioni, scandalo Datagate. Questo bloccherà un po' le cose? Ma certo che, come lei ha sottolineato, l'importanza del digitale, della rivoluzione digitale, inevitabilmente più ci spostiamo in rete e più i rischi aumentano. La coincidenza di questi due giorni, che è il primo Consiglio europeo sul digital, e i fatti a cui lei si riferisce, il rapporto tra Stati Uniti e Europa, è significativo. Direi che sicuramente l'andare in rete implica rischi agli individui, agli Stati. Allora, individui vuol dire individui, cittadini, imprese, giovani, ne sappiamo, ci sono stati parecchi casi. Sul piano degli Stati, le direi semplicemente, senza entrare in dettaglio, che l'impostazione degli Stati Uniti e dell'Europa è molto diversa. Gli Stati Uniti affrontano questo tema dal punto di vista dell'antiterrorismo, quindi un cyber molto molto segreto. In Europa si è cercato di mettere d'accordo gli Stati in modo più trasparente anche nell'affrontare i temi del cyber. Va bene, lo vedremo più avanti. Con Roberto Serdos abbiamo solo importanza. Enrico Letta dice che l'agenda digitale è di per sé la riforma dello Stato, bisogna lavorare in questa direzione, ma l'Italia è molto indietro. Allora, noi questa sera, per farvi anche un servizio di interesse, visto che probabilmente su questo argomento poco si sa, abbiamo invitato una persona che invece ne sa molto, che se ne occupa da parecchi anni, l'abbiamo già presentato, François de Brabant, presidente di Betwin. Allora, facciamo intanto, che cos'è l'agenda digitale? Beh, innanzitutto, avendo sentito la prima parte della trasmissione, l'agenda digitale è politica, nel senso più intenso che si possa dare al termine. Nel senso che vi ricordo, nel 92 Clinton e Gore vinsero le elezioni con le autostrade elettroniche, parliamo di un'epoca geologica fa, chiamarono a Washington sia i leader dell'information technology che i leader del tutto il resto del paese e dissero: signori, la crescita passa dallo sviluppo di questo settore, pregasi di lavorare insieme. Ecco, questo non siamo mai riusciti a farlo in Italia. E quello che lei ha detto sull'Europa è già un segnale forte, la discussione tra Europa e Stati Uniti sull'uso sulla sicurezza sulla rete. Allora, l'agenda digitale nasce da un fatto molto, molto concreto. C'era internet e il mobile e il cellulare nel 90, poi nel 2007, quindi l'altro giorno, è uscito l'iPhone, la Apple è uscita con l'iPhone e ha dato il via alla consumerizzazione, cioè al fatto che dei terminali che hanno una potenza superiore all'Apollo che andò sulla Luna è nelle mani dei cittadini e dei consumatori. Questo ha fatto partire delle nuove aziende tipo Google, Facebook, Amazon, che hanno dato il via a una nuova era di servizi, e queste due cose, cioè i terminali e questi servizi, hanno messo in discussione, hanno disintermediato e stanno disintermediando tutti i settori e la vita quotidiana. Ma la cosa interessante è che tutta la ricerca e sviluppo dell'elettronica oggi, noi la chiamiamo ancora digital, ma in realtà sta analogizzando il digitale. Perché ha successo? Perché è facile da usare, perché noi tocchiamo, allarghiamo con le dita. Questo cosa vuol dire? Che tutta l'elettronica sta ridiventando analogica, i sensi umani. E questo è il grande successo. A questo punto non è arrestabile questo processo. E come ha detto anche Letta pochi giorni fa, ha detto non si può resistere a questa che è una mega rivoluzione, un'altra grande rivoluzione epocale. Una rivoluzione che tra l'altro, se da una parte un po' di posti di lavoro li toglierà, però ne svilupperà infinitamente maggiori, almeno potenzialmente. No, assolutamente, direi c'è già una mancanza di risorse in Europa segnalata dalla commissaria Kroes, in Italia la nostra quota parte, e poi quello che un italiano che è professore a Berkeley, Ettore Moretti, ha detto che c'è la nuova geografia del lavoro, che vuol dire che
quando c'è un successo nel digital, in realtà genera occupazione nell'intorno, quindi tutto l'indotto. Comunque, l'agenda digitale perché è difficile? Perché ci chiede di cambiare i processi. E allora, abbiamo vissuto da vicino il settore della musica, poi l'editoria, le banche, la scuola sta cambiando. Ecco, in questo senso è molto politico. Cioè, però, ecco, Enrico Letta, qua vedo alcuni titoli, dice l'Italia in ritardo, ripartire dalle scuole. Diciamo, ma il nostro ritardo si quantifica anche nei dati, insomma, su 4 italiani su 10, mi pare di ricordare, non sono mai andati su internet. Cioè, esatto. Noi siamo, corriamo il rischio, rispetto anche agli altri paesi europei, di essere un po' la preistoria della digitalizzazione. Sì, devo dire che in questi ultimi 12 mesi l'unica cosa su cui c'è un accordo è il riconoscimento del gap temporale, il gap digitale dell'Italia, che, le dico due dati, abbiamo, non so, utenti regolari di internet, mentre la media europea è 70%, da noi è 53%. Non hanno mai utilizzato internet, in Europa la media è 22%, e noi in questo caso vinciamo perché siamo a 37% di italiani che non hanno mai usato internet. Imprese che vendono online, 13% in Europa, 4% in Italia. Quindi è chiaro che siamo indietro. A questo punto i rischi sono ormai elevati e il collegamento tra politica e agenda digitale è il termine crescita e la spending review. Non c'è crescita se non si usa il digital. Noi abbiamo due strade per crescere, più export e più turisti. E tutte e due giocano sul digitale. E quindi c'è poco da fare, dobbiamo affrontarlo. Allora, il segnale, però, ci sono delle notizie positive. Notizia positiva è che nella staffetta Monti-Passera-Letta, negli ultimi 12 mesi, sono state create alcune condizioni per muoverci in questa direzione. E condizioni sono, uno, è stato fatto il primo decreto sul digitale, che è crescita 2.0 esattamente un anno fa, che ha dato luogo alla nascita dell'agenzia digitale, dove c'è Agostino Ragosa che è il direttore generale, è arrivato poi Francesco Caio come commissario direttamente agganciato alla Presidenza del Consiglio, cioè a fianco di Enrico Letta, che ha dato un segnale fortissimo che la Presidenza ha preso in mano il tema digital, e poi da lì Caio ha scelto con Ragosa 3 tematiche, non 100, 3. L'identità digitale che lavora sulla sicurezza, l'anagrafe dei cittadini che è la base di tutti i servizi e la fattura elettronica. Ma ci sono segnali di interesse, di risveglio e di ripresa su questo? Sì, decisamente, e ci sono anche, cominciano banche, compagnie editoriali significative a trasformarsi e quindi a tentare una strada. Quindi direi che è proprio vero che creando delle condizioni, mettendo delle persone, perché poi di persone trattasi, e una governance forte, e una scelta di priorità, e non aprire tutto il ventaglio, i risultati si possono raggiungere. Vedo che Luca Landò annuisce, so che diciamo anche... Sì.